Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui con un altro tag. Sì, avete capito, un altro tag. Perché quale altro espediente avrei per farvi vedere i miei libri e per discuterne un po' insieme a voi? Non posso leggerli tutti nel giro di un mese, anche se vorrei farlo. Però visto che ho queste cose a disposizione, tutte queste tag che posso fare, ho deciso di sfruttarle al meglio per farvi vedere un po' nello specifico quei libri che mi fa piacere condividere con voi. Quindi bando alle ciance e oggi farò il book courtship tag. Ce l'ho fatta, l'ho detto, sì, va bene. Quindi è un tag sulle fasi dell'innamoramento che io accoppierò insomma ad un libro. Quindi iniziamo. 1. Attrazione iniziale, un libro che hai comprato solo per la cover. Per la serie I libri che ho comprato solo per la copertina, mettiamoci I segreti di Cold Town di Holly Black. Allora, sì, mi è piaciuta tantissimo questa cover dark con questa ragazza dalle labbra tipo porpora e gli occhi dorati, con un ragazzo che non so se la sta baciando sul collo o le sta mordendo il collo. Io non so neanche di cosa parla, cioè sì, un pochino a grandi, cioè, a grandi linee, però se qualcuno di voi l'ha letto, dica per favore qualcosina nei commenti, in modo da farmi sapere se vale la pena di leggerlo subito o se posso lasciarlo per i tempi morti. Quindi il primo che vi voglio fare vedere è questo. 2. Prime impressioni. Un libro che hai comprato solo per la trama. 436 di Anna Giraldo. Sì, perché se voi guardate bene, la copertina è un qualcosa di osceno. Cioè, è oscena, guardatela un attimo. Se avessi dovuto comprarla solo per la copertina, non avrei mai scoperto che è uno dei libri che preferisco al mondo, quindi tanto meglio. E sì, ho una copertina assai particolare, cioè all'inizio era così, però visto che è reversibile, io l'ho invertita subito perché dentro, sinceramente, con tutte queste cose in grigio, no. E quindi sì, ho preso questo libro solo ed esclusivamente per la trama e grazie al cielo l'ho fatto perché è uno dei miei preferiti e quindi se si trova, vi prego, prendetelo, anche se la copertina è veramente, veramente oscena, a mio avviso, il contenuto merita. Sarà magari un pochino, come dire, non dire neanche sbrigativo, però un po' superficiale in certi punti, certi passaggi, però io trovo che meriti e mi ha fatta sentire adesso che ho 23 anni come quando ne avevo 14 e l'ho letto per la prima volta, quindi ve lo consiglio. 3. Dolci parole, un libro scritto molto bene. Allora, io non vorrei che mi cominciate a tirare, che ne so, carciofi, pomodori e uova marce. Ma io ho trovato che seppure sia un libro assai scontato, un po' infantile forse, io l'ho trovato bellissimo e magnificamente scritto. Ed è Incanto di Cenere, scusatemi, di Laura McLem. Allora, io a questo libro non avrei dato una gran cicca, però la storia è veramente, veramente interessante, seppure in certi versi sia un peletto scontata. Una versione di Cenerentola fantastica, cioè totalmente fuori dagli schemi, che io non avrei mai potuto immaginare, con Genoveffa che è diventata Genevieve in questo libro, Genoveffa che è diventata l'eroina del libro e Cenerentola che è la cattiva. E sinceramente è un libro molto piccolo, non troppo costoso, 9,90, ok. Se lo trovate, ci inciampate sopra, prendetelo perché è carino, è una versione interessante di questa favola, quindi io ve lo consiglio. Poi, primo appuntamento, il primo libro di una serie che ti ha invogliato a continuare. Secondo voi non potevo tirar fuori L'angelo? Ovviamente no. Quindi ho tirato fuori L'angelo di Cassandra Clare, il primo libro della trilogia delle origini della saga di Shadowhunter
E sì, io credo che a parte Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini, questo sia il libro che più mi ha invogliato a leggere il seguito. Io mi sto ancora trattenendo perché ancora non ho nelle mani mie tutto il resto della serie che vorrò leggere in scarrellata unica. Ergo, attendo, però sì, mi ha veramente, veramente, veramente invogliato ad andare avanti e non vedo l'ora. Poi, 5 telefonate a tarda notte, un libro che ti ha tenuto a sveglia per tutta la notte. Io sono una fifona, ma veramente terrificante. E il libro che mi ha tenuta veramente sveglia tutta la notte, non tanto perché lo stessi leggendo durante la notte, ma perché mi ha fatto quasi fare gli incubi. Insomma, io tenevo i piedi dentro il materasso, cioè dentro il letto, per paura che qualcosa uscisse da sotto. Vabbè, è Anna vestita di sangue, nuovo, fra virgolette, libro mezzo horror, insomma uno young adult versione horror per ragazzi, di Kendare Blake. È un libro bellissimo, cioè a me è piaciuto moltissimo e anche questo dovrebbe essere il primo capitolo di una saga, ma non ho notizie dei seguiti perché non mi sono neanche troppo, come dire, non mi sono informata. Comunque sì, sempre Newton, io ringrazio la Newton, mi sta facendo uscire tantissimi libri che apprezzo e tantissimi libri che mi ricordo e ho piacere di mostrarvi, quindi brava Newton. E sì, è un libro che parla di fantasmi e io ho paura, quindi sì, mi ha tenuto sveglia la notte, ma sì, decisamente, tanto sveglia pure. Però vabbè, insomma, mi è piaciuto nel compreso, nel complesso. Poi, sei sempre nella mia mente. Un libro al quale non puoi smettere di pensare. Anche se volessi smettere di pensare a questo libro, non potrei. Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Perché? Perché è spettacolare, perché è meraviglioso, perché è un mondo bizzarro, è un mondo bellissimo, ma veramente non ho altre parole per poterlo descrivere. La Morgenstern ha una maestria nello scrivere, ha una capacità nel portarti con sé all'interno di questo circo della notte, del Night Circus, che io ho riscontrato in effetti in pochi autori questa capacità di coinvolgere il lettore e quindi io non posso smettere di pensarci, cioè è diventato uno dei miei libri preferiti, ma cioè, ha ragione, so proprio perché lo merita, ecco. E quindi sì, se lo trovate, so che è un po' difficile da trovare, è stata veramente una lotta anche trovare la mia copia, ma ce l'ho fatta. Se lo trovate, prendetelo perché non ve ne pentirete, sicuramente no. 7. Contatto fisico. Un libro che ami per il modo in cui ti fa sentire. Allora, questa è una cosa un po' personale perché non è un libro che si trova dappertutto. Ed è gli 80 anni della storia del rugby ferrarese, cioè della mia città. Mi piace come mi fa sentire perché mi fa sentire parte di qualcosa, perché io sono qua in mezzo insieme alle mie compagne, insieme ai ragazzi della prima squadra, insieme alle ragazze della giovanile, assieme a mio padre anche, perché c'è anche lui in queste pagine nella sua generazione. E poi c'è persino mia mamma qua dentro, quindi mi fa sentire bene, mi fa sentire a casa, mi fa sentire parte di qualcosa. E quindi è un libro che io tengo sempre molto stretta a me, insomma, stretto al mio cuore, molto importante. E quindi sì. Mi fa sentire bene, è la prima cosa che ho pensato quando ho letto questa domanda, quindi non potevo non farvelo vedere. Insomma, oltretutto è stato scritto da mio padre con altre due persone, insomma, all'interno del club, dei grandi amici, delle persone fantastiche, e quindi sì, è un libro che avevo voglia di farvi vedere. Poi, 8. Incontrare i genitori. Accidenti. Il libro che raccomanderesti ai genitori e amici? Io sinceramente un libro che raccomanderei un po' a tutti perché è scritto talmente bene che non posso impedirmi di dirlo, è Dio di illusione di Donna Tartt. Perché? Perché io so che se volessi consigliare un libro a mia madre o alle mie migliori amiche, questo andrebbe benissimo. Quindi io ho preso ad esempio un libro che io vorrei veramente consigliare alle persone che ho appena citato,
perché io so che saprebbero apprezzarlo a dovere, quindi sì, è questo qua. 9. Pensare al futuro, un libro di una serie che sai che rileggerai tanto anche in futuro. Secondo voi cosa tiravo fuori? Ma Harry Potter. Cioè, io non so se avrò figli nella mia vita, ma se mai avessi dei figli, la prima cosa che gli leggo è questo. Cioè, io comincio a metterli a forza nel mondo di Harry Potter e li costringerò ad amarlo, alla follia quanto lo amo io. E sì, diventeranno piccoli ragazzini di fandom e sì, li porterò a Orlando dove stanno costruendo il castello di Harry Potter, però poi vedrò di andare anche a, non so se a Shanghai, Pechino, non so dov'è l'altro Disneyland, vabbè, laggiù, perché qui in Francia ovviamente non fanno niente, cioè lo fanno o a Orlando o in Cina, in Giappone, non so dov'è l'altro Disneyland, comunque. Sì, Harry Potter, perché mi accompagnerà, io credo, per il resto della mia esistenza. Noi siamo, ragazzi, la generazione Harry Potter, non possiamo avere scampo, quindi Harry Potter. E molto bene, la tag di oggi è terminata. Se avete qualche consiglio, come solito, su tag, generi di video e bazze varie, insomma, da farmi fare per, insomma, per anche farvi contenti, perché come io dico ogni volta, io non potrei mai essere più grata di così a tutti voi. Perché? Perché in un mese che io mi sono imbarcata in questa avventura, siamo più di 200, siamo 226 oggi per essere precisi. E ogni persona che si aggiunge alla nostra famiglia, fra virgolette, mi riempie di un'immensa gioia e ho veramente, veramente voglia di fare qualcosa per voi. Quindi se avete un qualunque desiderio, vi prego, esprimetelo. Io vedrò di fare quello che posso per esaudirvi. Voglio veramente fare qualcosa per voi e spero che, insomma, lo apprezziate e ancora vi ringrazio immensamente per il supporto che mi state dando da un mese a questa parte. Io non potrei mai essere più fiera e felice. Grazie mille. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi lascio un bacio fino al prossimo video. Ciao!